grazie per l'invito, ma grazie soprattutto per i compagni che decidono in una città importante della Campania di rimettere sul nazionalismo in modo il Partito Socialista. Qui ci sono delle assenze, sappiamo anche i motivi di queste assenze, che a mio avviso non hanno, diciamo, sostanza politica, ma hanno invece altre motivazioni che sono state dettate da qualcuno di voi. Noi siamo in una fase molto particolare, siamo in una fase in cui, diciamo, l'antipolitica impera, la confusione sul piano generale aumenta e siamo in una fase in cui la mobilitazione, diciamo, dell'organizzazione della politica è ancora imprecisa e sostanzialmente non si sa da qui a 3 mesi, 4 mesi a che cosa si andrà a parare. Cioè noi non abbiamo davanti soggetti, diciamo, ben precisi su cui sostanzialmente lavorare. Possiamo dire che in questo momento c'è un orientamento che va nella direzione di mettere insieme le forze di centro, di mettere insieme il PD, noi e SEL. Questo mi fa estremamente piacere perché sono stato tra quelli che volevo far sviluppare questo discorso insieme a Gennaro, di arrivare ad un partito unico della sinistra che raccogliesse in obiettivo la storia della pregnanza sociale da un lato e dall'altro lato la storia del riformismo laico, socialista e liberale. Questo era, diciamo, il nostro progetto. È prevalso altro, molto probabilmente non solo di carattere politico all'interno del nostro partito. Siamo rimasti una forza, anche se di tipo residuale, ma siamo una forza autonoma e comunque questo non ci impedisce di lavorare per costruire cose, diciamo così, più grandi. Io sono felice perché nella situazione in cui ci troviamo un partito non può chiudersi, deve avere la forza e la capacità di aprirsi e anche di porsi in una condizione di sfida oggettiva, diciamo concorrenziale, all'interno, perché questo molte volte consente la crescita e consente anche il miglioramento delle posizioni e un impegno ulteriore della maggioranza. Chiudersi a riccio non serve a niente. E ve lo dice uno che in provincia di Salerno, per poter far sì che il partito prendesse il consiglio regionale, ha messo sempre in campo le forze più consistenti per far sì che poi alla fine il consiglio regionale uscisse, che poi era Gennaro Muccio oppure un altro. Quindi è una fase che bisogna vederla così, quindi voi dovete essere ringraziati in modo particolare perché questa vostra adesione, che è un'adesione che so che è consistente, che se riesce a mettere in moto le energie che ha in sé, probabilmente noi avremo una crescita abbastanza considerevole da Torino e in provincia, e questo noi dobbiamo cercare anche come livelli superiori di favorirlo, ovviamente non dimenticando che ci sono pezzi del partito con cui dovessi confrontare e discutere, e mi fa piacere che se questa discussione, questo confronto non dovesse portare alla sintesi, nei partiti, una volta c'è, le maggioranze e le opposizioni avevano legittimità di esserci, si confrontavano e a volte le opposizioni sulle posizioni politiche diventavano maggioranza e viceversa. Quindi penso proprio che noi dobbiamo porci in questo atteggiamento di confronto. Il livello regionale quindi ha questa posizione di apertura e l'apertura che deve consentire il confronto e anche la sfida per poter far sì che tutti si possano ritrovare nella nostra casa. Io non voglio allungarmi, non voglio parlare di problematiche politiche, già l'ho detto
più o meno nell'intervista, cosa noi ci stiamo misurando un po' a tutti i livelli e in modo particolare sul piano regionale. Sul piano regionale sarà Gennaro adesso a dire a voi compagni che cosa sostanzialmente il gruppo sta facendo, quali lotte effettivamente noi stiamo portando avanti in modo particolare per cercare di difendere le aree interne di questa regione, perché la politica nazionale, oltre che quella regionale, sta portando soprattutto al massacro sociale delle realtà sostanzialmente interne. Vedete le questioni delle comunità montane, vedete le questioni dei trasporti, vedete le questioni della sanità, vedete un po' anche le questioni che riguardano la scuola su un piano più complessivo, più generale. Effettivamente noi ci troviamo in una situazione di difficoltà e dobbiamo cercare come partito di far capire a quelli che vivono nelle città e a quelli che vivono nelle realtà costiere che se la regione o l'Italia non cammina nel suo insieme, quindi aree interne, aree costiere, aree pianeggiate, probabilmente le aree costiere, le aree pianeggiate avranno grandissimi problemi e scopriranno grandissimi conflitti e contraddizioni. Mi fermo qui e andiamo a cercare.